avevo già piotto per far partire i lanciatori. Dove davano i biglietti? C'è qualcosa, lo vedi che sta camminando. Non ci fanno niente? Scappano. Ciao dai luoghi di turismo. Oggi siamo a fare un giro sui monti della Lessinia, in un parco naturale bellissimo e molto poco conosciuto a quanto vediamo dal numero di turisti. Una volta era un territorio famoso perché si sciava, era animato da impianti sciistici e da sciatori. Oggi invece pian pianino si è ridotto tanto il turismo e che lo porta a essere un posto veramente interessante dal punto di vista sia paesaggistico sia dal fatto che non si trova tanto turismo in giro, quindi si trovano poche persone, poche auto, poco traffico, tanto silenzio e soprattutto tanta natura. Qui c'è ancora la tradizione dell'alpeggio, quindi noi siamo in mezzo a un sacco di mucche che sono a brucare l'erba fresca della quota, siamo a 1500 metri sul livello del mare. E oggi siamo qui in una malga, viviamo qui per pranzo prima di ripartire dopo aver girato un po' il territorio e visto questi monti stupendi. La cosa interessante è appunto questa, il fatto che poco turismo, cibo buonissimo, cibo locale particolare, abbiamo speso, non siamo mai riusciti a spendere più di 40 euro a pranzo, a cena, pur mangiando pasta col tartufo, agnello e bevendo vino. Per cui interessante anche dal punto di vista del budget, della vacanza, dell'esperienza. Merita una visita, soprattutto anche perché a Milano si muore di caldo in questi giorni, ci sono 30 gradi, 35 gradi, qui adesso ce ne saranno 15-16, serve quasi un maglioncino, si sta al fresco, quando esce il sole invece è caldissimo e soprattutto vi può capitare di incontrare cervi, oltre alle mucche, anche per strada. Noi ieri sera uscendo dal ristorante ce ne siamo trovati davanti uno che ci ha guardato poi e corso via. Un bel luogo ancora incontaminato, ancora poco toccato dal turismo, che merita una visita. È a un'oretta di macchina, tre quarti d'ora da Verona, quindi facilmente raggiungibile e ve lo consigliamo vivamente. Siamo venuti a trovare il campeggio Branchetto, che era iscritto al nostro sito, e abbiamo preso lo spunto per venire a salutarli, a conoscere una nostra struttura e vedere la loro realtà e dove sono ubicati. Ci hanno consigliato loro di venire qua a pranzo e vi consigliamo di venirci anche voi. Un saluto dai luoghi di più turismo, alla prossima!